Siracusa ha denunciato 5 persone e notificato un provvedimento di allontanamento ad uno straniero. Denunciate 4 persone dagli agenti delle volanti per aver violato le limitazioni della libertà personale a cui sono sottoposto un uomo di 32 anni per il reato di resistenza a minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre, agenti della polizia di frontiera marittima di Siracusa, nell'ambito di predisposti servizi di controllo effettuati in ambito portuale, hanno identificato un cittadino rumeno già noto alle forze di polizia, nei confronti del quale pendeva un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Dopo gli accertamenti di rito, allo straniero è stato notificato un nuovo provvedimento di allontanamento. Ieri, agenti del commissariato di Noto, al termine di celere attività di polizia giudiziaria, hanno denunciato un uomo di 65 anni per il reato di furto con destrezza. Il denunciato, mentre si trovava in coda alle casse di un supermercato, si era impossessato di un portafogli smarrito da una donna contenente documenti e la somma di 250 euro. Inoltre, nel pomeriggio di ieri, agenti del commissariato, nell'ambito del servizio di controllo del territorio, rinvenivano in contrada l'AUF un veicolo provento di furto rubato poco prima in contrada ai loro. Sempre gli agenti hanno rinvenuto in un'area costiera un set di valigie rubate ad alcuni turisti all'interno di un'autovettura in sosta.